Ok, ci siamo. Buon pomeriggio. Sono di nuovo qui con Horizon 5 come lo scorso venerdì. Intanto datemi un feedback se potete sull'audio, se mi sentite. Soprattutto se l'audio del gioco è proprio. Tra cui maglie, felpe, tazze, borse, insomma abbiamo di tutto e di più, sia a tema Nerdevil, sia 6FPS, Gironi dei Cinefili, insomma, non ci facciamo mancare nulla. Vi lascio anche di questo nei commenti, scusate. E per ultimo vi ricordo, potete unirvi al nostro canale Telegram dei 6FPS per chiacchierare con noi. Leggo, diciamo, problemi sull'audio, se mi sentite bene. Ok, dammi un feedback sull'audio, se puoi, se mi si sente più che altro. Intanto giro un pochettino. Casa un po' che ok. Ma il gioco sta al minimo. Aspetta che tolgo la musica. Che la musica è sempre un problema su Horizon. Perché durante la carovana era un po' un dramma. Perché di volume. Come settaggi ho mantenuto quelli della scorsa stream di venerdì scorso, quindi mi si dovrebbe sentire bene, cioè l'audio del gioco dovrebbe essere proprio in sottofondo al massimo. Perfetto, grazie del feedback. Allora, oggi siamo qui perché ieri è iniziata una cosetta interessante, ovvero la prima stagione. Chi ha giocato a Horizon 4 sa insomma che le stagioni, ecco, la prima serie, anzi, la serie 1. Che appunto si chiama Benvenuti in Messico perché è la prima del nuovo titolo e sulle quali, insomma, nelle quali si possono vincere auto esclusive non ottenibili in game, diciamo tramite lo store classico, oltre ovviamente a tutta una serie di premi, crediti, bonus vari ed eventuali. Quindi oggi siamo qui per fare la prima parte della serie 1, ovvero quella che dura da giovedì a giovedì solitamente, quindi inizia da ieri pomeriggio, che è la stagione estiva, stagione delle piogge, la chiama il gioco, dove appunto ci sono tutti questi eventi dove poter vincere, ecco, auto, crediti, giri della ruota della fortuna, insomma, un po' di tutto. Qualcosina già mi sono portato avanti ieri, diciamo, facendo qualche evento, diciamo, un po' più, tra virgolette, noiosetto, magari legato, ecco, all'online con, diciamo, obiettivi secondari oppure l'eliminatore. Però ecco, mantengo tutti questi eventi, diciamo, di gare, competizioni varie ed eventuali. Perfetto. Un saluto al Gabbiano, eccolo. Tra l'altro il Gabbiano dovete sapere che mi ha chiesto in privato un assetto, e quindi oggi magari andremo anche a farlo in live, perché no? Allora, io direi di cominciare con il primo, insomma, con la prima serie di eventi. Andrei sul campionato stagionale, questo su asfalto, che si chiama Un Nuovo Volto, che ci dà una Veloster E nella Hyundai come auto, diciamo, premio. Ovviamente ricordo che a vari, diciamo, ogni campionato dispone di vari premi. Principalmente
Assetto e per una forte festa vorrei diventare sedarelli per la classe A. Ok, me lo segno. Lo faccio più tardi. Allora, dicevo, i campionati di solito danno più ricompense. Si parte dai crediti fino a, appunto, a delle auto. Spesso sono legati al posizionamento, diciamo, al piazzamento all'interno del campionato e alla difficoltà utilizzata. Solitamente dalla difficoltà molto abile a salire sbloccate tutto. Quindi, diciamo, i limiti sono solo se giocate magari a difficoltà facile o media, insomma. Quindi, detto ciò, io procederei con questo evento. Vediamo dov'è. Estate, allora, questo qui. Che si trova qua. Vediamo se ci possiamo arrivare in auto. È un po' lontanuccio, magari faccio il teletrasporto, dai. Ovviamente datemi un feedback anche sulla stream, se è fluida, se si vede bene, se non lo so, insomma, se c'è qualche problema segnalatemi. Ok, l'evento tanto è qui. Solitamente i campionati dispongono di tre gare, quindi sono, diciamo, infiniti, si fanno abbastanza rapidamente. Allora, qui infatti richiede, per vincere l'automobile, richiede di piazzarsi in prima posizione contro un driver molto abile, per vincere appunto la Veloster N. Quindi Super Hotch, quindi giocatore singolo. Ora ci dà i vari eventi. Appunto sono tre. La struttura, diciamo, di questi è rimasta sostanzialmente identica a quella del quarto capitolo, quindi da questo punto di vista non troviamo stravolgimenti. Buon pomeriggio, Draverikat, grande. Tra poco faremo un assetto per il gabbiano di una fiesta da rally. Ok, partiamo. Ovviamente se notate anomalie, audio, non mi sentite, qualsiasi cosa, segnalatemelo. Provvedo a correggere. Ok. Dice molto abile. Ok, ci siamo sul molto abile. L'auto ha una base di assetto, ma poca roba, vediamo. Partiamo. Il problema è che il volume di gioco è al 10%, cioè nel senso se va sotto diventa muto. Non so, cioè mi copre proprio la voce? Per capire se mi sentite o meno. Cerco di fare tipo nella gara. Ok, ovviamente è stagione delle piogge, quindi come vedete la maggior parte delle gare saranno tracciati bagnati o comunque umidi. Un attimo, no, ti si sente incredibile come sia il 10% senza così. Lo so. Ma l'importante è che mi sentiate, insomma, non sia proprio coperta non sia coperta proprio la voce dal gioco, ecco. Cerchiamo di recuperare i due driver sulle Mercedes. Magari dopo questa gara vediamo un attimino nel dettaglio i premi. Perché ovviamente alla Veloster N che compaio per questo tipo di campionati. Campionati che ricordo potete, ovviamente ho evitato il checkpoint, non poteva essere altrimenti. Premi che, ripeto, avete solo di una settimana, quindi insomma, si fa tutto abbastanza. Devo dire che questa Focus non è malvagia, tra l'altro è in classe A800, proprio come l'assetto di Gabbiano, e ha integrale.
di Gabbiano di Castello da Re. Ovviamente ricordo che io già ho cominciato a fare diversi assetti per varie auto. Ad esempio, avete un'auto e cercate un assetto, intanto potete cominciare a cercare gli assetti. Di solito li chiamo tutti mentore, quindi li trovate abbastanza facilmente. Poi, come dire, se avete richieste particolari, insomma, entrate nel gruppo Telegram, non è un problema. Questo è andato. Il modello vero è un'ottima macchina. Parli della Focus? Sì, è vero, ne ho sentito parlare bene. Non ho avuto modo né di provarla né di vederla, sinceramente. Forse di vederla sì. Vabbè, comunque sì, è un'ottima macchina. Ok, questa l'abbiamo vinta. Adesso vediamo un attimino i premi. Sia della serie, diciamo, settimanale, sia della serie mensile, insomma, della prima serie generale che comincia da ieri e terminerà a dicembre. Allora, abbiamo la DeLorean, che è, insomma, famosissima dalla serie di film Ritorno al Futuro, per i 26 punti. Punti che si possono accumulare, appunto, facendo i vari eventi, ecco, sia gare, sia derapate, segnali di pericolo, che sarebbero i salti principalmente, o gli autovelox, e poi altri obiettivi secondari. Ovviamente vi eviterò oggi di andare a caccia di 100 cactus, perché penso che sia una roba veramente noiosa da seguire. E nulla, arrivati a 26 punti, appunto sblocchiamo la DeLorean, e a 46 la Aston Martin DBS SL del 2019. Ovviamente l'autunno ha altre auto, l'inverno. E poi in primavera troviamo la leggendaria Trueno, che vedete anche alle mie spalle, famosa ovviamente per Initial D. E la serie generale invece dà due belle auto, ovvero l'auto di copertina del gioco, la Mercedes-Benz One, e poi la McLaren F1 che, se ricordate, ho utilizzato nell'ultima gara della carovana su Forza Horizon 4. Nel gioco è disponibile la F1 GT, il modello diciamo modificato da gara. Invece la F1 base è ottenibile solo così, oppure con grande fortuna dalle ruote, dal giro, insomma, le ruote della fortuna del gioco, ma è veramente una rarità. Ok, intanto sblocco un punto maestria dell'auto, ottengo 3000 pie, meglio di niente. Ok, andiamo al prossimo evento, vediamo dove si trova. Allora, ovviamente questi giochi più li riempiono di cose da fare, più è un bel casotto trovare poi. Ok, andiamo qui. Mi ci teletrasporto, almeno non vi annoio con il viaggio, insomma, da evento a evento. Poi se preferite vedere anche quello. Ok, continua evento. Ok, questa è la seconda gara delle tre. Poi fatto questo campionato, magari andiamo a fare l'assetto per la fiesta. Ok, Gabbiano ci dice che mi hanno parlato benissimo appunto della Focus RS. Veramente. Devo dire che anche in game è un bel Ovviamente ricordo che sto streamando da serie S, modalità qualità. E, insomma, il gioco come vedete è splendido. Vuol dire che i 30 fotogrammi al secondo di Playground Games sono veramente fuori scala. Solitamente io sono uno che non sopporta. Quindi diciamo che è decisamente rotto. Vedete anche qui c'è la pioggia, questo
ricordo che siamo nella stagione delle piogge nel gioco. La prossima, tra l'altro, sarà la stagione delle tempeste, se mi immagino. Fulmini e saette. Go go. Oh. Un pelo. Un po' di visuale interna, anche se credo che da seguire sia preferita della visuale esterna. Impeccabili 30, sì, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Sia i 30 che i 60 sono comunque super stabili, io non ho notato, ho giocato, sono andato a giocarlo per molte ore, sia sulla X che sulla S, e non ho notato particolari problemi. Poi certo, qualche problemino online l'ho notato anch'io, nel senso si vede che i primi giorni sono un po' problematici, però considerando anche che il gioco è arrivato su Game Pass e ha raggiunto 6 milioni di giocatori, direi che tutto sommato i server hanno tenuto botta. Una visuale esterna. Anzi, ditemi nei commenti quali preferite. Raperi ci dice una cosa, un attimo che leggo. Mi ha fatto riscattare 2 volte l'Alpine. Sì, anche a me mi è successo. Ho riscattato 2 volte, sia l'Alpine che l'Honda NSX. Per via del bug del server che mi ha già dato l'auto, però di fatto mi sono ritrovato dei doppioni. In caso di auto particolarmente costose, è un bel vantaggio perché lo potrei rivendere all'asta. Tirarci su insomma parecchi crediti. Magari questo assettino della Focus che ho fatto al volo. Questo assettino della Focus che ho fatto al volo potrei anche caricarlo. L'ho fatto al volo ieri sera, sinceramente. Sul volante c'è pure il tinto, vedo male. Sì, no, ma sono super dettagliate anche dentro le auto. Veloster N, ecco, mi fa molto ridere perché l'ho vinta alla ruota della fortuna e la Veloster N è il premio per il completamento del campionato stagionale. Vabbè. Le botte di fortuna al contrario, sempre io. Ora facciamo l'ultima gara e poi ci buttiamo sull'assetto della Fiesta. Bonus casa produttrice, vediamo, credo la Hyundai. Sì, prendi ricompensa. 3.000 pie, buono, buono. Si butta niente. Allora, andiamo a fare l'ultimo evento del campionato. Uso sempre il teletrasporto, così facciamo prima. Teletrasporto che ricordo, di base non c'è nel gioco e lo sbloccate utilizzando, insomma, acquistando una delle abitazioni del gioco, sono 8. Una in particolare che costa, mi sembra, 2 milioni, mi sblocca il trasferimento rapido. Che devo dire è molto comodo, soprattutto se vi dovete spostare tra gli eventi, se siete online con gli amici, magari stanno dall'altra parte della mappa, potete trasportare al volo e siete lì, insomma. Ok, questo è il circuito, diciamo, base che si fa anche all'inizio. Horizon Messico, che è praticamente gira intorno al festival. Chiesto è presente nel colore della mia, bene. Magari la faccio proprio di quel colore lì allora. Quel bel giallone.
comunque sì, tornando in officina dopo questa gara magari carico anche l'assetto di questa. Non è un assetto che ho preparato con particolare cura, però vedo che si comporta bene, quindi magari poi lo aggiorniamo più avanti. Tra l'altro ricordo che sto giocando senza Yuri, quindi l'auto è veramente molto stabile. Sono incastrato qui. Devo dire che i driver rispetto al 4 sono un pochino più aggressivi, a parità di livello di difficoltà hanno dato questa cosa. Non so se anche magari voi nei commenti che avete provato, cioè avete provato anche il 4, magari avete notato questo attacco. Vediamo con l'organ bianco. Tirato un'inchiodata clamorosa, ok, tutto sommato il resto. Stavo vedendo la chat. Devo dire che sì, i Drivatar sono tutti incazzosi su G5. Derapata con bacetto sul muretto, immancabile. Tra l'altro ora facendo l'assetto, andando dritto, facendo l'assetto per la fiesta magari vi do anche qualche consiglio su come fare gli assetti. Poi certo, in macchina diciamo che è un po' un capitolo a sé stante, però una massima. Anche a me i driver sembrano più abili, soprattutto quello in testa. Sì, spesso i primi tre sono veramente velocissimi. Ho notato, soprattutto nelle gare, almeno io faccio un po' più di fatica nelle gare quelle del cross country, sono veramente micidiali. Ok. Questa direi che abbiamo finito il campionato, abbiamo vinto i vari premi, tra cui l'auto, che è praticamente un doppione. Magari quella in più la regaliamo. Purtroppo non si può regalare agli utenti, comunque agli amici, se no qualche donazione a voi in chat. Però purtroppo regala utenti random in base a dei, non lo so, nuovi giocatori oppure giocatori nella Hall of Fame. Eccola qui, ha vinto al suo garage, ma già ce l'abbiamo. Ok, questa musica super capona. Andiamo qua. Allora, prima di tutto volevo regalare l'auto che abbiamo in più, andiamo alle Hyundai. Come vedete il gioco basta, cioè veramente vi sommerge di auto, quindi diciamo che non rimanete a secco. Allora, sono uguali, mandiamo questi. Infatti c'è l'opzione chiunque, nuovi giocatori, vecchi giocatori di nuovo attivi, nuovi membri della Hall of Fame o membri attivi della community. Io andrei sui nuovi giocatori, almeno. Ok. Mettiamo la gamer tag. Via regalo. Perfetto. Fatto ciò, controllo un attimo i punti maestria. Ok, vediamo questi, che ne abbiamo tre. Playlist, che ovviamente ora risulta completato il campionato, è diventato diciamo color oro e ovviamente sono aumentati i punti, adesso siamo passati a 16, ne mancano altri 10 per vincere la DeLorean.
Quindi andiamo in officina. Acquista, che non credo di avere la Fiesta, quindi l'acquisto. Ford Fiesta. Ford Fiesta, la ST, giusto, questa qui del 2014, perché non credo ci siano le altre. Sì, immagino di sì. La ST del 2014, questa qui. Perfetto. La prendiamo. Oh, questo è il colore, giusto? Questo giallone, un filino verde. La sta acquistando. Ok, perfetto. Ora mi farà tutta la... Gabbiano ci fa sapere che ha goduto intensamente, noi siamo molto felici di questo. Adesso, allora, tu mi hai detto da rally, quindi per il rally io andrei sicuramente farei la conversione integrale, perché diciamo è abbastanza la base per renderla quantomeno guidabile, gestibile. Poi andiamo sulle gomme. E mettiamo, allora io spesso ho il dubbio se andare sulle gare, su pneumatici da gara fuori strada oppure su pneumatici fuori strada, diciamo base. Andrei sul fuori strada base perché comunque ha più controllo e è gestibile anche sull'asfalto. I pneumatici, diciamo esclusivamente da fuori strada, rischi che poi sull'asfalto te la perdi sostanzialmente, almeno per quello che ho provato io in questa settimana di gioco. Ok. Fatto questo, allora, vediamo. Intanto installerei il differenziale da rally, poi vediamo se c'è la necessità. Tra l'altro non c'è fuori strada, differenziale fuori strada, vabbè, uguale. Diciamo è simile. 7 velocità, ok, per adesso lasciamo il cambio standard, ok, perfetto. Allora, l'alleggeriamo prima di tutto. Poi mettiamo il roll bar. Ok. Intanto cerco di alleggerire un po'. Ammortizzatori da fuoristrada, comincia a prendere forma. Freni, questi li consiglio sempre. Io di solito mi concentro sempre su queste cosine qua, prima di procedere con il resto. Barra antirollio, consiglio sempre queste perché poi vi consente di fare delle modifiche abbastanza importanti sul comportamento dell'auto. Ok, per ora qui starei fermo. Alettoni simili per ora eviterei, perché secondo me non sono necessari. Poi vediamo, in corso d'opera diciamo. Ok, allargherei un po' le gomme che sicuramente aiutano sia per la tenuta che per proprio il parametro fuori strada. Il cambio è da sostituire perché dovrebbe avere 5-6 marce. Ok, sì, il cambio vediamo perché allora ti dico, il cambio di base lui ti installa... Quando fai il cambio di trasmissione ti installa quello da gara a 6 velocità, quindi hai già quello 6 marce. Quindi vediamo se è necessario mettere la settima, ma secondo me no. Poi vediamo, insomma. La proviamo. Ok, per ora l'albero di trasmissione lo lasciamo così. Ok, andrei sul motore, che io onestamente lascerei l'originale, perché il gioco credo offra qualche possibilità, ad esempio il 1600 Turbo Rally. Che è un bel motore, però cioè, se riusciamo a sfruttare l'originale, perché no? Che comunque è un turbo. Allora, andiamo. Prima di tutto facciamo aspirazione e scarico. Ok. Poi lavoriamo qui sulle valvole. Ok. Cilindrata non la toccherei se non necessario, pistoni, ok, e poi lavoriamo sulla turbina, ok, parte dell'accensione, allora questo me lo aumenta troppo il valore, allora vediamo, cosa si può fare, eh. Allora, proviamo
Proviamo a fare così, magari mettiamo le valvole sportive. Mi perdo tra i menu. No, questo l'ho fatto, l'ho fatto. Qui accensione stavamo. 799, ok. E possiamo intanto intervenire sui cerchi. Sui cerchi mettere una cosa un po' più rally. C'era una soluzione, non ricordo se della BBS o Zela, vediamo. Ok, mi sembra che ci stiano bene. Ok, si può allargare un po' la carreggiata. Sia avanti che dietro. Magari l'allarghiamo, sia avanti che dietro. È andata in S1. Recuperiamo qui. Tanto perde poco. E ok. Ok, intanto cerco di leggervi. Perfetto. Allora, io per ora la testerei così, anche se non ha una grande maneggevolezza. Magari vediamo con lo spoiler posteriore. Ok, non perde velocità anche perché non ne ha tantissima. Sicuramente c'è da intervenire sul cambio. Ok, proviamo così. Perché il cambio ha perso parecchio. Allora, facciamo così. 95, ok, allora facciamola già con le appendici aerodinamiche e ci diamo giù di potenza. Prende molto però. Vediamo. 797. No. Ok, la turbina già è decisamente in tiro. Allora, facciamo così. Perché abbiamo visto che prende troppo, quindi io farei di qua. Magari caricando l'intercooler da qualche punto, ma no. Perché l'intercooler fa prendere molto peso. Ah, ecco, c'era il volano, infatti. Ok. Applicando il cambio guadagna un po' di velocità e di controllo. Facciamo un 7 marce, magari le faccio particolarmente corte e vediamo come si comporta. È la miglior cosa secondo me. Però devo scendere sotto di classe perché è veramente troppo. Eccola, perfetto, abbiamo trovato la quadra. Ok. Tempo che applica il tutto. Andiamo a fare un po' di test. Velocità direi che ci siamo, considerando che la rally, anche la settima per tratti un po' più lunghi. Fuori strada va una meraviglia. Veramente bene. Devo dire che è un ottimo mix, anche sull'asfalto non andava male. Ah, veramente bello questo. Guardo quelli che abbiamo. Allora, ora facciamo una cosa. Devo provare un attimino una cosa sull'asfalto perché forse c'è da intervenire un filino sulla barra antirollio anteriore.
La barra antirollio anteriore, morbidità leggermente. Aiuta se avete un po' di anche leggero sottosterzo. Applicate un pochino. Si comporta bene, però qualcosa scenderà perché penso che sicuramente di default l'avrà un pochino alta. Allora, la pressione dei pneumatici tutto sommato va bene, anche se lamenterei un filo sia avanti che dietro. Ok, poi barra antirollio, infatti, come immaginavo, è un filino più dura davanti. Portiamola più o meno al valore dell'anteriore, del posteriore. Ok, l'altezza dal suolo direi alta, visto che è per il rally. Quella, ah, ok, no, è morbido. Ok, lasciamo l'anteriore un filino più rigido, perché ovviamente c'è il motore davanti. Ok, questo possiamo lasciarlo così. L'aerodinamica mi sembra ok. Il freno diciamo che è molto personale come scelta, io di solito lascio lo standard, se poi hai necessità particolari, ad esempio fai molto di traverso, quelle cose lì, magari te la bilanci un attimino e la sposti più sul posteriore o l'anteriore, insomma. E anche sul differenziale, diciamo, essendo quello da fuoristrada già impostato, direi che già va bene, si comporta bene. La velocità di punta è 254, considera che le marce puoi allungarle, però essendo da fuoristrada secondo me è una velocità che ci sta, insomma. Applichiamolo. Abbiamo aumentato la pressione delle gomme, anche della barra antirollio. La pressione delle gomme aiuta più che altro quando dovete, diciamo, non hanno più accelerazione. Stacca prima. L'asfalto ovviamente perde un pochino di curva, però è molto più stabile. Ok, io direi che intanto lo carico questo, poi ce ne insegno, non è di quelle improponibili, la prendo. Questa insegna del trasferimento rapido, ovvero avrete poi uno sconto, diciamo, vi costerà meno fare. Poi ovviamente, ecco, io gli assetti li carico, insomma, tutti quelli che faccio, poi se avete anche, diciamo, consigli o assetti che volete proporre, devo dire che va bene. Tra l'altro si comporta bene, come dicevo, sia sullo sterrato che sull'asfalto. Allora, per caricare l'assetto facciamo messa a punto, gestione, salva, lo salviamo qua. Io come sempre, non so se vedete la schermata della tastiera, comunque sto scrivendo il nome dell'assetto. Ok, mentore, li chiamo tutti così, almeno si, diciamo, si trovano più facilmente. Ok, tra l'altro vi ricordo, ora vi faccio vedere, allora, condividi, ok. Ok, l'abbiamo caricato. Vi ricordo tra l'altro che abbiamo un club online, eccolo, Nerd Devils. Insomma, potete unirvi tranquillamente, lo trovate tra i club. Vediamo la classifica, vediamo come siamo messi. Ok, siamo in posizione 3728 su oltre 70.000 club, quindi direi che tanta roba. Ok, andiamo qui. Ok, playlist del festival. Allora, continuiamo con la playlist. Allora, io farei non so, facciamo questo campionato qui, che richiede, che auto richiede, vediamo. Ok, richiede delle muscle car sostanzialmente di classe B. Ok,
Direi che si può fare, sperando di non fare dei dritti allucinanti. Allora, andiamo. Ok, l'assetto è online, questo della Fiesta, quindi potete scaricarlo tranquillamente. Allora, giocatore singolo, ok. Anche queste sono competizioni su asfalto, come la precedente. Cosa mettiamo? Ah sì, andiamo con questa Ford Falcon. Tra l'altro questa è un'auto stock, senza assetto e nulla, quindi non so come si comporterà. Air chiede a gran voce il trono. Siamo senza trono oggi. Magari lo riporterò nelle prossime live, chissà, chissà. Ok, qui piove, quindi sarà veramente un massacro guidare queste auto sotto la pioggia. Vediamo un po'. Siamo partiti. Che fatica. Non oso immaginare la prima curva cosa accadrà. Ovviamente bisogna frenare un chilometro prima perché ovviamente è incontrollabile. Olè, ci siamo. Una volta partiti diciamo che è gestibile, ma sempre da stare in campana con le frenate, che tra auto d'epoca e pioggia. E il driver di Air qui, eccolo. Gli diamo una bella sportellata. No, si è stanzato. Veramente ingestibile sul proprio. Ok. Si avvicina, no? Livello 102. Tra l'altro ricordo che come i vecchi capitoli è un livello massimo, dopodiché c'è una sorta di prestigio alla. A proposito di COD, vi ricordo, anzi no, vi annuncio che sul sito trovate la recensione dell'ultimo Call of Duty di Vanguard. È stata pubblicata veramente meno un'ora fa. Devo dire che questa macchina può essere una buona base per un eventuale assetto. Io ho provveduto tra l'altro a fare l'assetto della Mustang, che si trova con un gioiello dimenticato, e è veramente un bel mezzo, ho trovato già l'assetto più fatta in S900 per gare. Anche questo campionato dovrebbe regalare poi alla fine un'auto, credo sempre un'auto, insomma, una Mustang, comunque ha avuto quel periodo lì. Da notare il meteo dinamico, perché prima c'era la pioggia, adesso è uscito il sole.
questi driver sono un po' più chiassi, probabilmente anche colpa dei mezzi che sono veramente incontrollabili, probabilmente i driver hanno rallentato. La prima è andata. Tanto controllo. Ovviamente ci sono problemi di stream, scatti o non mi sentite, segnalatemelo. Spin, speriamo di beccare un'auto, crediti, va sempre bene, credo. Non ci lamentiamo. Poteva andare peggio, come l'altro giorno che ho vinto un paio di guanti rosa per il pilota. Ok. C'è la mappa piena di roba, orientarsi tra gli eventi è un inferno, mi tocca fare così. Eventi stagionali, gli isoli, eccolo qua. Ok, ovviamente questi eventi possono essere affrontati anche in modalità cooperativa con amici, eh. Sono, diciamo, relegati al single player. Controllo se la stream procede senza particolari intoppi tecnici. Perfetto. Ok. Andiamo. Madonna, è incontrollabile veramente. Partenza è una cosa incredibile. Ovviamente utilizzate gli aiuti. Tutto questo è molto molto più contenuto perché interviene il controllo di trazione. Insomma, per chi sta guardando e teme, insomma, che il gioco sia troppo complesso da gestire, state qui. Tema dei danni che io ovviamente ho settato solo su danni estetici per evitare insomma di trovarmi con l'auto frantumata dai driver. Driver che si è imbarcato malamente. Quella pioggia è proprio grafica da PlayStation 1, sì. La pioggia è paragonabile a quella della GTA Trilogy. Entrate nel nostro gruppo Telegram, sicuramente capirete a cosa mi riferisco. Della pioggia nella dimenticata di Auschwitz non è proprio delle migliori.
Air gentilmente ha postato il gruppo Telegram tra i commenti, se volete entrare siete benvenuti. Siamo tanto, il gruppo parla di cose. Quello che stiamo trovando, insomma, le prossime uscite. Fate qualche chiacchiere con noi, mi dite se volete qualche scherzo per forza. Una chat molto tranquilla. Questa credo sia l'ultima gara. Dovrebbe darmi l'auto. No, è la seconda. Devo dire che la pioggia rispetto al quarto capitolo è resa decisamente meglio, solo a livello visivo, proprio appunto dell'audio. Modello di guida che devo dire è cambiato, credo sia il cambiamento più grande che ha fatto Ryzen nelle sue varie iterazioni. Era stato un cambiamento anche dal primo e dal secondo al terzo, però dal quarto al quinto hanno dato proprio un bel salto, un positivo ovviamente. Mi dà un avviso, ma c'è la barra stringata. Ah, diagnostica di rete, errore, ok. Dà spesso questi errori di connessione al server, ma poi in realtà rimane connesso, non so perché, ma qualche problema, diciamo, di gioventù. Ok, mappa del mondo, adesso dovrebbe esserci l'ultimo, eccolo. Sul circuito Mastercard Classic, ok. Comunità di caricamenti, specialmente su Next Gen, sono fulminei. Quello purtroppo è grosso tallone di Achille della versione One, che purtroppo girando su hard disk meccanico soffre un po', soffre diciamo anche parecchi caricamenti. Ok. Ci siamo. Di nuovo sarà un inferno partire. Grip pari a zero. Ok. Ci siamo. Ecco, i driver sulla pioggia li noto particolarmente lenti, se avete notato anche rispetto all'evento che ho fatto prima con la Focus. Il livello di difficoltà è lo stesso, però ecco, li noto particolarmente lenti. Poi li vedi magari super rapidi nel cross country, ovviamente un giocatore penso di vedere. L'occhio finalmente cercando di non schiantarmi. Avevo il timore di perderla. Un po' di visuale interno. Arrivare vivi nei gara. Sempre ora dopo questi
super rettilinei con quest'auto che veramente non frena nulla, poi con la pioggia è veramente atroce. Fatto questo evento guadagniamo credo altri 3 o 4 punti, quindi ce ne mancano ancora 6 o 7 per vincere la prima auto della settimana. Questa curva veramente è un inferno. Si arriva lì super veloci, sono quelle pozze d'acqua che sono veramente tremende. Ovviamente ha smesso di piovere, quindi anche i tergi cristalli sono fermati, però il tracciato rimane bagnato per un po'. Di buttare un occhio alla chat cercando di abbiamo il gabbiano, grazie per averci seguito, per avermi seguito. Ovviamente trovi l'assetto della fiesta sul server. Praticamente la Mustang di Ken Block. Un bel mezzo. Grazie anche a Drapery per avermi seguito in questi due campionati e la costruzione del mezzo da rally definitivo del Gabbiano. Ok, vediamo. 21 punti, quindi ce ne mancano 5 per vincere la DeLorean. Ok, cerchiamo qualcosa che ci dia 5 punti. Campionato stagionale. Questo è sterrato, credo. Sportive moderne. Ok, quindi ci serve una sportiva moderna integrale, immagino. Ok, se no cos'altro abbiamo? Zona di velocità. Ok, sempre sullo sterrato. Forza Ton, che mi sa che ancora non. Ok, Forza Ton è un negozio dove solitamente si possono comprare automobili o altri oggetti, però credo sia ancora offline perché non sia proprio disponibile al momento. Ok, andiamo a fare questo campionato stagionale allora. Su sterrato. Auto sportive moderne, non so se ce l'ho la macchina, però vediamo. Cosa mi propone il gioco?
case sportive moderne, vediamo. Allora, queste sono tutte attrazioni posteriori. Io quindi andrei sull'Audi TT, che almeno è integrale, vediamo come si comporta. Alle brutte, se vediamo che non è cosa, gli facciamo un assettino da fuori strada al volo. Per ora sembra tenere, vediamo la prima curva. Tragico, però dai. Vediamo, dare l'evento. Sopra sullo sterrato è veramente da eroe. Ok, però c'è anche una parte. Cerchiamo di recuperare. Approfittiamo dell'asfalto per farlo. Prima e il secondo sono portali, non superarli. Siamo al primo, tra l'altro è il driver del gabbiano, l'RX8. Sta recuperando. Molto aggressivi driver, come dicevo anche prima. Non scherzano. Stranamente bene anche sullo sterrato, non è eccellente, però diciamo per essere un'auto praticamente stock. Ovviamente i driver daranno solitamente delle auto create appositamente per la tipologia dell'evento, infatti lo sterrato dentro. Thank you.
prima gara è andata 4:31, 1:26. Tutto sommato si è comportata bene la TT. Another podium finish. If you spend any more time on the festival stage, they'll be asking you to DJ. Vediamo se vinciamo qualche nulla crediti, ok. Questa però è su percorso, non è un circuito come la precedente. Sentiero di Tulum. Anche qui vedo che siamo sull'asfalto, quindi possiamo approfittare. Super veloce. Più veloce perché ovviamente auto a pneumatici si prende sempre parecchio. Se fosse collegato tardi, ricordo che sono su serie S, modalità, quindi sarebbe interessante anche una settimana sull'audit, non è verrebbe un bel mezzo.
l'ultima gara del campionato. Andiamo. Fatto questo dovremmo ottenere i 5 punti necessari per vincere la DeLorean, in teoria dobbiamo. Veloce. Ah, devo recuperare come ho fatto Corrado. Ora non vedo zone sterrate, quindi mi approfitto avendo i pneumatici d'asfalto. Sì, questa credo sia proprio un'ottima auto come base per bella storia, magari con la stringa carico. Errato ovviamente non ha minimamente grip, un po' mi salva la trazione integrale, ma davvero pericoloso. Asfaltata, credo. Veramente improponibile qua, pneumatici d'asfalto. In teoria, fatto questo, dovremmo aver vinto la DeLorean. Abbiamo vinto un nuovo round per il custom. Ovviamente potevo vincere la Ferrari Portofino, ho vinto la Mini Vancouver. Ok, vediamo. Playlist. Abbiamo vinto la DeLorean, sì, riscatta premio.
Perfetto, adesso puntiamo alla Aston. Non so se faremo in tempo durante la live, però insomma, tanto ci portiamo avanti. Allora, ora ci sono gli eventi legati al insomma, zone di derapata, velocità e segnali di pericolo. Il segnale di pericolo qui dice di usare una sportiva Retro S900 per saltare, credo, da un salto di qualche tipo. Vediamo un attimo. Teletrasportiamo qua. Ok, questo serve una sportiva retro S900. Vediamo. Auto, cambio auto, filtro, mettiamo sportiva retro, come le chiama lui. Eccola. S900, eccola, ho l'NSX, tentiamo con l'NSX, oppure ci sarebbe anche la Skyline. Proviamo, non so, la 240SX, sì, dai, che ha più velocità, magari ha più slancio per il salto. Fine della pista, andiamo verso il salto. Dovremmo farcela senza troppi problemi. L'obiettivo stagionale, purtroppo è fallita perché siamo cappottati. Proviamo a riavvolgere cercando di prenderla un po' meno. Non so se riavvolge. Però vediamo, magari mettendosi di lato fallita. Se conviene saltare verso la strada, questa che si vede sulla destra, proviamo. È direzionata lì. Ok, l'ha preso, ottimo. 551, dovremmo aver l'obiettivo stagionale completato. Non so di quanto fosse, ma direi che l'abbiamo superato alla grande. Vediamo. L'obiettivo stagionale era di 385, quindi l'abbiamo proprio stra superato. Ottimo. Maestria auto. Ok, blocchiamo dei punti anche qui. Prendiamo anche un Wilson. Pantaloncini, ovviamente. Potrei vincere delle auto meravigliose, io vinco così. RS4, ok, già meglio. 100.000 crediti, non ci lamentiamo. Ok, poi vediamo la playlist che altro ci dice. Allora, il salto l'abbiamo fatto, poi c'è una zona di velocità che è sotterrato e richiede una BMW classe A. Cioè deve essere una BMW di classe A, quindi ci posizioniamo qui. Prima controllo però se è una BMW adatta, perché forse non ce l'ho. Vediamo, BMW. No, non ne ho in classe A. Ho questa, ma direi che non è proprio adatta. Ci possiamo provare, ma non vedo l'ora, essendo anche una trazione posteriore. Allora, era questa, giusto? Sì, BMW. Proviamo, posizioniamo qui.
strada. Non c'è dalla strada. Proviamoci. Credo riesco perché veramente l'auto non è adatta. Proviamo, al massimo andiamo a un attimo. Dai. Nuovo record, ok. Dobbiamo vedere però se abbiamo superato l'obiettivo stagionale. Ok, ottimo. Non ci credevo. Quanto di QR? Vediamo. 100.000. Oh, questi sono i premi che ci sono. Ottimo così. Controlliamo sempre nella playlist. Siamo a 31 punti. Mancano ancora un bel po'. C'è una zona di derapata, ok, che è probabilmente una delle cose che preferisco nel gioco, le derapate. E proviamoci. Però serve un'auto derapata. Non so se per auto derapata quindi tende un'auto con installate delle componenti da derapata, proprio. Vediamo. Non so se c'è proprio la voce auto da derapata, vediamo. Ok, muscle car, muscle rally. Auto da derapata, eccole. Ah, sono proprio queste di questa categoria qui particolare. Ok, io direi di tentare con la Supra, che tanto rientra nella classe S1 che richiede, vediamo. Bug glamoroso, vedo che le luci... Ok, ripreso, ottimo. Ovviamente è da derapata, quindi ho dei rapporti incredibili. Ovviamente li traverso in un attimo. Vabbè. Nuovo un bug. Sto ricaricando. Abbiamo superato ampiamente l'obiettivo dei 90.000. Ottimo. Vediamo la roba della fortuna, sperando di vincere. M2M6. No, terribile. Le auto da terapolo sono veramente molto molto divertenti. La derapata tra l'altro è stata migliorata parecchio rispetto al quarto capitolo. Abbiamo vinto una ricompensa. Ok. Collezione auto ovviamente si è espansa dopo i 1000.000 premi. Abbiamo una ricompensa per la DeLorean. 100 punti forza, Tony, che ovviamente ancora non sono spendibili perché la store è chiuso di fatto. Ok. Fatto questo... Direi che parecchio ne abbiamo fatto. Allora, questo dice: ottieni 2 stelle di pericolo altipiani di Mulesh con la Chevrolet C8 Corvette Stingray del 2020. E questo? Sì, con la Corvette. Dice di ottenere 2 stelle. Proviamoci. Allora, andiamo qua prima di tutto. Vediamo se, come diciamo, la conformazione del salto un attimino. Turn around when it is safe to do so. In 400 meters, turn right. Mentre l'auto drift fa una fatica incredibile. Bravo. No, non è cosa. Ah,
Grazie, sì. No, no, non è proprio il suo terreno. Allora facciamo così, teletrasportiamoci qui. Così la prendiamo dall'altro lato. Sicuramente è pianeggiante. Salto, ah, eccolo, è lì sopra. Dobbiamo affrontarlo con la Corvette. Un attimo che la metto. Corvette Stingray del 2020. Questa, ok. Proviamo. Spero non siano necessarie modifiche all'auto. Secondo me è abbastanza corretto. Quindi credo almeno un 170-180 metri. Beh, ne abbiamo il spazio. L'importante non è che da sotto non è molto visibile. Questo lato è un po' meglio. Là era molto visibile. Nice work on that riddle. I'll ask them to make it harder next time. Here's your next clue. Find the treasure and it's yours. Ah, questa è una novità. È vero, questa sfida ci ha sbloccato questo tesoro nell'area della mappa. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Ovviamente cambio auto perché guidare sullo sterrato con sta cosa è agghiacciante. Allora, vediamoci un'auto un po' più adatta, non lo so, questa. Andiamo. No, direi decisamente meglio. Turn around when it is safe to do so. Allora, turn right. Il tesoro dovrebbe essere qui in zona. Altra prima volta che blocco uno perché è una stagione, quindi non so come forma abbia fatto. You have arrived at your destination. Cosa consiste? Magari non credi. Questa cosa del tesoro poi me la vedo con calma perché sennò tiro a vuoto per nulla. Veramente non vedo nulla, né fumogeni né altro, quindi immagino che sia un po' come gli dimenticati che vadano portati in calma. Tanto i punti credo che ce li abbia dati già. Qui dice trova il tesoro, vabbè poi lo troviamo.
possiamo fare il trial. Vediamo, verifica limitazioni auto. Ok, il trial sono delle gare molto difficili contro i driver da impostati a difficoltà massima. Quindi non so cosa ne uscirà, però ci proviamo. Vediamo intanto se possiedo una delle auto. No, mi tocca acquistarla. Allora facciamo che acquisto questa. Ok. E poi ci applico magari un assetto fatto un po', diciamo, al volo. Allora, acquista NCAR, quindi sta qui. Eccolo, fuori strada. Classe B700 almeno dovrebbe essere adatto al trial. Vediamo un po' di maneggevolezza in più perché sennò credo sia una roba ingestibile, enorme. Riduciamo il peso, gli miglioriamo i freni e direi che allora leviamo il potenziamento al motore qui. Ok, direi che ci siamo. L'abbiamo reso più leggero, quindi dovrebbe essere un filino più scattante per le gare online. Del festival trial, il trial che tra l'altro ci dà 10 punti, quindi vincerlo è veramente. Stiamo cercando la partita. Un attimo che vedo qui l'evento inizia tra. Ok, dobbiamo aspettare un minuto e mezzo, vero? Cominciare perché abbiamo un po' di tempo. No, di tacco, un'altra sfida. Anche questa da punti, quindi comunque molto utile per lo sblocco delle auto. Credo manchi poco all'inizio dell'evento, ok. Purtroppo non vedo il timer in alto perché ho la barra streaming mi corre lì. Dovremmo unire all'evento perché ci ha bloccati. Ok,
Vediamo. C'è il bronco oppure quella nuova che abbiamo preso, ma io andrei su quella nuova, tanto è da fuori strada. Cross country direi, ok, è un cross country, quindi un veicolo così corazzato ci sarà sicuramente utile. Un attimo che ok, ho aperto un gruppo, sennò mi sentivano un certo di gioco. Magari sono trovati anche da tutti. Proviamo a vincerlo. Vedo ancora. Il driver da questo livello di più, sono veramente proibitivi. Non so se magari per il trial li rendono un pochino più umani, non dover rinunciare. Ora stiamo andando bene, stiamo vincendo. Ovviamente questo è una sfida operativa assieme ad altri giocatori, però vale. Direi che è piuttosto lunghetto come evento, però considerando che siamo anche su auto di classe B. Il drive ad in testa è una roba disumana, imprendibile, però vabbè. L'importante è che appunto come squadra siamo maggiori di loro. Cioè.
Se ben ricordo, i trial dovrebbero avere tre eventi, quindi questo è il primo, è andato e l'abbiamo vinto. In teoria vincendo il prossimo. Giocatori con dei livelli assurdi. Eccoci qui sul podio. Obiettivo sbloccato. Assurdo e restituito. Non è... no, lo vedete nella stampa. Ok, 200.000 crediti. Che non fanno mai male. Anche perché ricordo che l'abitazione più costosa del gioco è tipo 5 milioni, quindi... comunque i crediti sono molto molto comodi. Ok, secondo evento, lo scontro finale fotografico, ok, anche questo è bello lunghino. Perché contrastano tantissimo eventuali sorpassi. Per ora la stiamo perdendo, cerchiamo di recuperare. Di fare il mio meglio, veramente. Guarda, intera squadra. Ok, sì, abbiamo vinto, 1350-1100. Vediamo se ci fa fare anche il terzo evento, anche se credo... Ma squadra blu vince, ok, sì, abbiamo vinto. Ok, non immaginavo, bastava vincerne 2 di 3. Ok.
vinto ovviamente la Mini che era in palio e ora ci mancano 3 punti per vincere l'Aston, che non sono molti. Vediamo. C'è questo, dice di fare un campionato cooperativo Tour Horizon. Facendo questo saremo a cavallo perché avremo finito 3 punti. A800 BMW che io non ho. Cerchiamo in un altro. Cerchiamo magari. No, sempre questo mi trova. Sempre il tesoro lì da recuperare che mi darebbe altri 3 punti, però penso sia veramente. Ci vuole del tempo, insomma. Intanto prendiamo il mio Rise, guarda della fortuna, vediamo. Arrivo i 300.000, però dai, non ci lamentiamo. Playlist. Vediamo, vediamo qui, sempre. Ok, Retro Rally C600. Ok, è un po' bassina, c'è 300, non deve averla, credo, la macchina. Mi dà un avviso. Una parte l'evento. Contiamo così portiamo a casa anche l'Aston, che è Lord della seconda auto e list giovedì ovviamente non si potrà più vincere, entreranno entrerà la nuova stagione e nuove auto. Quanti secondi? Ok, pochi secondi. Aspetta, un attimo allontanato per leggere dalla stream. Mancava l'inizio dell'evento. Purtroppo, come dicevo anche prima, ho la barra di streaming. Sono campionati come anche gli altri che sono legati sempre a dare con l'intelligenza artificiale, però ovviamente rimangono più semplici del trial. Ok, mi ha fermato il gioco. Ok, benvenuto a Tour Horizon, perfetto. Credo che facciamo questo, vinciamo l'Aston e poi chiudiamo la live perché già siamo quasi a 2 ore. Gioco ci aiuta essendo un filino più rapido, ma purtroppo i primi giorni dal rilascio l'online è sempre un po' così, diciamo. Auto a noleggio, vediamo. Prendo questa, almeno è un filino più potente. Purtroppo non avevo auto classe C perché le ho auto retro rally, ma sono tutte in classe A, quindi B, quindi un po' difficile avere già, diciamo, gli assetti pronti. Ok, siamo assieme ad altri 6 giocatori, 5 giocatori, perfetto. Come prima vale la stessa regola che dobbiamo battere l'intelligenza artificiale. Ovviamente è un filino meno tosta del trial.
penso che non faremo abbastanza tranquillamente. Terreno. Ovviamente non riusciremo a superare tutti perché sono anche driver da un'auto meno più potente. Ad esempio questo driver da quella sella ovviamente è un'auto con più veloce della nostra. Online che devono campionare non so più tempo ora con loro okay. Un giro è quasi andato ovviamente le classifiche rimane tutto lento. Io credo che le gare siano tre, a suo. Stavo per montare sopra letteralmente. Leggermente l'auto è veramente è un poco ovviamente sono anche in vantaggio perché esco rimane un po' più lento della quella lì. Direi che stiamo stravincendo sui driver, siamo abbastanza tranquilli da quel punto di vista. Probabilmente scorrerò anche le due ore per live per dare le due ore, faremo qualche minuto in più. Devo dire che questi campionati in cooperativa con un'IA diciamo normale è gradevole, tra l'altro infatti trial che sono molto possibile. Questa è proprio una modalità apposita che si chiama Pro Horizon che si fa assieme ad amici un po' di più mai di auto marchi di auto
con le BMW. Ok. Molto bene. Vediamo adesso la... Penso che sia la seconda gara. Immagino sia sempre sotterrato, poi forse se facciamo entrambe le cose senza dover arrivare alla terza, credo. Ok, siamo fatti i nostri punti esperienza, ora credo ci faccia affrontare la seconda gara. Ovviamente il trasferimento rapido e i caricamenti, diciamo che dipendono anche dagli altri giocatori online. Ci sono utenti su PC con SSD o solo next gen, ovviamente sono più rapidi. Se ad esempio c'è anche un utente magari su Xbox One, diciamo che tutto si allunga un pochino, perché da aspettare anche più che l'hard disk carichi. Mi sta dando un po' di riconoscimenti per il Pro Horizon, non so che dobbiamo raggiungere il prossimo evento. Ciao. Siamo all'evento successivo. Una popolarità dell'Horizon Tour. I vari eventi correndo, ovviamente l'audio è probabilmente lento, essendo classico, però diciamo che non ci fanno impianto. In teoria vincendo il prossimo evento dovremmo aver concluso, credo, altrimenti faremo anche il terzo e via, almeno ci portiamo a casa la San Marco come abbiamo visto prima nella lista della prima. Gentilmente sverniciamo. Abbiamo tenuto in quarta perché dentro si affossa completamente. Anche per un po' di fuori strada perché se mi cacca mi fanno punteggio per l'altro. Siamo qua da 2 ore, andiamo però questo Horizon Tour e poi andiamo. Calculating route. Siamo quasi arrivati, 1,5 km circa. Andiamo a farla un po' in maniera allegra, facendo la di qua. Incredibile. Non riusciamo ad arrivare in tempo.
have arrived at your destination. Abbiamo fatto. Ok. Turn around when it is safe to do so. Ok. Ora dovremmo fare, credo, la seconda gara. In ogni caso, una volta che abbiamo vinto la seconda gara, di fatto abbiamo portato a casa il campionato e di conseguenza i 3 punti per riscattare la Aston Martin della stagione. Ok. Ok, anche qui sul circuito, però mi sembra un filino più veloce di quello precedente. Siamo in testa sui driver, quindi direi che le posizioni rimangono queste. Abbiamo già i 3 punti in tasca. Fare poi la... dire che la classe C è veramente veramente lenta. Gallo B è... tutto è rischioso se... caso di incidente, perché per riprendere il ritmo...
interno, sono due curve. Abbiamo anche vinto, nonostante il mezzo non proprio al top. Non so se avendo già vinto due eventi ci dà direttamente il premio alla squadra oppure siamo obbligati a fare l'ultimo evento, vediamo. Abbiamo vinto una Lancer, sempre gradita. Vediamo ora cosa ci fa fare, perché non ho visto il premio per la squadra blu, quindi immagino che dovremmo fare anche il terzo evento del campionato per concludere la serie. Giungi il nuovo evento, infatti. Vediamo. Questa sarà l'ultima gara, penso, di oggi, perché siamo ben oltre l'orario di live. Chiudere insomma. 400 meters. Turn left. Perde colpi, taglio per tanto, almeno la vediamo prima, auguro almeno, non ci schiantiamo addosso ad alberi, gesti vari. Allora, ok, siamo vicini. Tagliando per campi molto prima, però sempre il, come vedo qui davanti, il pericolo alberi. Turn around when it is safe to do so. Proviamo a passare in mezzo. Non è facile per nulla. You have arrived at your destination. Ok, partiamo con il prossimo. Grazie a Corgi che ha cominciato a seguire
The Devil. Facciamo questo evento e chiudiamo. Per la domanda di Gorge ti direi di rivolgerti magari contattando l'amministrazione dal sito. Oppure, non so, la pagina Facebook. Giocatori che si tamponano come siamo davanti ai Drivatar, in teoria dovrebbe essere l'ultima gara, che nonostante sia shock l'audio un buon ritmo, ovviamente non va bene come la serie. Questa gara contro i Drivatar l'abbiamo portata a casa per il modo che no, indietro. Credo sia sicuramente l'ultima gara, perché non sbaglio questi eventi non hanno nelle pozze d'acqua è terribile, ma veramente tanto per ripartire è una fatica incredibile. La quale sinceramente mi trovo meglio, non so voi da come da spettatori se preferite l'esterna o l'interno.
vedere. È quello di conseguenza. Questa è andata. Dovremmo aver terminato gli eventi. Ora dovrebbe darci la... Tour Horizon, vediamo. Eccola qui, abbiamo vinto finalmente l'Aston e ci siamo. Controllo un secondo, perché adesso andiamo in chiusura. Ok, ma... Ok, io vi ringrazio per avermi seguito e fateci sapere, insomma, se queste live su... Un attimo che smette di chiacchierare il gioco, ok. Se queste live su Forza Horizon 5 vi piacciono, vi interessano, che lo riportiamo volentieri. Vi lascio ovviamente i link per supportarci, prima di tutto il portale Ko-fi dove potete offrirci un caffè. Poi vi lascio il link per lo shop dove trovate felpe, maglie, tazze, accessori di vario tipo, borse, insomma di tutto a tema Nerdevil. E infine il nostro canale Telegram dove potete raggiungerci per chiacchierare, insomma il canale Telegram di 666fps dove potete, insomma, parlare con noi principalmente di videogiochi, ma anche, diciamo, qualche chiacchiera più tranquilla. Ecco qui. Tutto nei commenti, vi ringrazio per avermi seguito e...